L'idea è abbastanza semplice. Prendere una moto di oggi dotata delle migliori tecnologie e sfruttarla per mettere alla prova due set di pneumatici Bridgestone, in strada e in pista. L'S20, il pneumatico sportivo buono un po' per tutto, e il nuovissimo T30, un pneumatico turistico che però non si tira indietro davanti a qualche bella piega. Eccolo qua il primo pneumatico, il Bridgestone Battlax T30, un pneumatico nuovissimo e soprattutto votato al turismo, come si evince facilmente dal disegno delle scanalature che arrivano quasi a toccare la spalla. Per il posteriore è stato scelto un disegno classico, swirl shaped, mentre per l'anteriore un inedito T-cross con le scanalature a forma di T per avere un miglior drenaggio dell'acqua. Che dire, per chi se lo ricorda, è l'erede del BT023, pneumatico votato al turismo, dove però il T30 migliora un po' in tutti i settori, soprattutto nella fase di riscaldamento, quella in cui si accende la moto e si procede subito, magari anche sul bagnato, il T30 promette di essere meglio. Dall'altra parte invece c'è il Bridgestone Battlax S20, una vecchia conoscenza perché è già quasi un annetto che è in commercio e ha conquistato subito il cuore degli appassionati. Perché? Beh, è presto detto, perché con lui ci puoi fare un po' tutto, ci puoi andare a lavorare, ci puoi andare in pista per qualche turno e ci puoi andare anche sotto l'acquazzone. Rimane invece la tecnologia bimescola, che offre la carcassa più rigida nella parte centrale, più morbida invece verso la spalla. Questo per avere due effetti: uno, sicuramente aumentare il grip sul bagnato, e due, la percorrenza chilometrica. Per la moto ho optato per la nuovissima Aprilia Capo Nord 1002, perché prima di tutto è una moto molto versatile grazie alle valigie laterali e alla posizione di guida rilassata, ma soprattutto perché ha gingilli elettronici di ultima generazione come le sospensioni semiattive. E adesso proviamo la Capo Nord e i pneumatici Bridgestone T30 sui tornanti vista mare della panoramica di Gabicce. In strada il T30 mi è piaciuto subito per come parla al pilota. Offre tanto grip, ma soprattutto si ha sempre la sensazione di sapere cosa stia accadendo realmente sotto le ruote. In particolare, nel caso di perdite di aderenza, si è sempre avvisati con largo anticipo. Altro fattore positivo sicuramente è la rapidità ad entrare in temperatura. Non bisogna aspettare praticamente mai, si accende la moto, si dà gas e le T30 offrono già molto grip. Ottima anche la silenziosità di marcia, davvero esemplare, e la rigidità della carcassa. Non si hanno mai ondeggiamenti strani o imprevisti. Beh, in strada sicuramente tutto bene, ma per trovare il limite delle T30 ho deciso di portarle in pista, a Cremona, San Martino del Lago. Ovviamente un pneumatico del genere va presto in crisi, soprattutto per un discorso di temperature, ma il Bridgestone T30 mi ha comunque sorpreso anche in un ambiente a lui ostile come la pista. È vero, il grip una volta che si inizia a guidare sul serio diminuisce, ma le perdite di aderenza, qui più che in strada, sono sempre ben segnalate in anticipo. C'è tutto il tempo di pensare a come rimediare a un eventuale danno. Occhio però, perché quando si comincia a spingere forzando gli ingressi in curva, l'avantreno tende un po' ad autoraddrizzarsi. Ora cambiamo le gomme, montiamo l'S20 e abbassiamo i tempi. In pista le Bridgestone S20 si sono trovate subito a proprio agio. Il livello di grip qui è più alto che sulle T30, si ha più la sensazione di essere sui dei binari anche quando si entra pinzati e si spalanca il gas in uscita. L'S20, come il T30 d'altronde, non è iperveloce a scendere in piega, ma scende rotondo e lineare. Insomma, mi è piaciuta molto, soprattutto perché sono gomme con cui giri forte, giri bene, ma senza dover mettere mano alla ciclistica in modo pesante. Non avrà le performance di un pneumatico slick, ma il livello è molto alto e la facilità di utilizzo compensa ampiamente il gap.
E sai che c'è? L'S20 va talmente bene su strada e in pista che lo uso anche per tornarci a casa.